Eder, Mech, Pallister. È emerso dalle carte che Loris, da quando si è separato con la moglie, abitava spessissimo a casa del padre Duilio Bianchi, il quale stava a pochi metri dal palazzo di Pierina, come sapete, e pagava l'affitto di quell'appartamento a Pierina stessa. Loris stava così frequentemente in quel palazzo che aveva posto anche il suo nome nella casella della posta a fianco a quello del padre. Si può fare quindi la seguente ipotetica ricostruzione. Loris alle 22:10 scende dall'appartamento, proprio come dice la nipote, e uscendo dal maniglione antipanico sbuca proprio dove sta posteggiando Pierina. Dopo l'aggressione percorre 150 metri nei box e sale dalla porta antipanico, dove viene trovato il sangue degli inquinenti. Salendo di lì, come ben sapete, arriva nella casa di Duilio. Lì si cambierebbe, dopodiché torna nella casa di Manuela, dove scatterebbe la foto con gli abiti tenuti in precedenza. Il valore della foto a questo punto sarebbe, come detto in precedenza da me, quello di far credere che fosse vestito in quel modo e invece lui aveva svestito degli abiti precedentemente utilizzati proprio per l'omicidio, e poi quello di farci credere che lui alle 23 si trovasse a casa di Manuela e non a casa di Duilio. Un'altra stranezza è che Loris viene descritto come particolarmente stanco quella sera, e allora perché andare a dormire a Riccione e non da Duilio, che abita lì a 100 metri? Proprio per allontanarsi dalla scena del crimine. Perché Loris torna a casa di Manuela? Perché, secondo me, in questo punto c'è anche Manuela che dice che è sorpresa da questo evento, loro si aspettavano che qualcuno subito trovasse il corpo quella sera. Se un vicino alle 23 avesse trovato il corpo e fosse scattato l'allarme generale, sarebbero giunti gli inquirenti che avrebbero trovato Loris e Manuela tranquilli in quell'appartamento, vestiti con abiti non sospetti, cioè quelli che avevano ufficialmente utilizzato tutta la giornata, e privi di macchie di sangue. Il fatto che nessuno quella sera trovi il corpo di Pierina ha già iniziato a complicare molto il piano. Naturalmente è una ricostruzione ipotetica, non si può accusare nessuno perché nessuno è attualmente indagato, per quanto l'impressione che provenga da Rimini è che tra poco potrebbe davvero arrivare una svolta decisiva. Ecco il dettaglio di ciò che viene sequestrato a casa di Duilio Bianchi. Campionatura di psi, liquidi di ristagno, campionatura di eventuale materiale biologico, fazzoletto in tessuto di colore bianco con decori di colore marrone interessato da tracce di sangue. Asciugamano in tessuto di colore giallo con bande bianche, interessato da tracce sangue. Fazzoletto in cotone di colore bianco con decorazioni di colore blu interessato da tracce di sangue. Asciugamano in tessuto di colore azzurro con fantasia floreali interessato da tracce di sangue. Fazzoletto in tessuto di colore bianco con decori di colore marrone interessato da tracce di sangue. Ecco uno stralcio di quanto emerge direttamente dalle carte dell'inchiesta. L'appartamento in cui vive Bianchi Duilio è abitualmente frequentato da Bianchi Loris e Bianchi Manuela. Lo stesso potrebbe essere stato utilizzato anche da chi, successivamente all'omicidio di Piera Paganelli, avrebbe potuto trovare rifugio presso quell'abitazione al fine di eliminare le tracce del sangue della vittima. È risultato che Bianchi Loris aveva appreso dalla sorella che Piera Paganelli, anche a seguito della relazione tra Bianchi Emanuela e da Silva Luis, aveva espresso apprezzamenti negativi nei suoi confronti verso la sua famiglia e verso la moglie di Luis. Nella serata del 4 ottobre 2023 il Bianchi Loris si trovava presso l'abitazione della sorella, quindi nello stesso palazzo in cui nello stesso frangente si consumava l'omicidio della donna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!